E andiamo! Lecce 2, Atalanta 1! Bentornati sul mio canale, seconda vittoria in campionato e prima vittoria in casa dei nostri ragazzi. Che partita sontuosa, sono orgoglioso di voi. Prima di parlare della partita, ovviamente lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno seguito in live. Siamo arrivati anche a 400 spettatori, siamo arrivati ai 1800 iscritti. Grazie di cuore a tutti. Allora, succede tutto nel primo tempo. Un Lecce arrembante, un Lecce che non ha paura, aggressivo su tutti i palloni. Va in vantaggio con Federico Baschirotto, un calcio d'angolo di Gabriel Strefezza, sponda di testa di Gonzales. E poi Baschirotto, appunto, di testa batte Sportiello. Ma il Lecce fa un 1-2 terrificante perché Okoli perde un pallone velenosissimo in difesa, riparte Di Francesco che dribbla Sportiello e sigla il gol del 2-0. Mamma mia, ragazzi, ancora se ci penso, veramente non ci credo. Poi l'Atalanta accorcia le distanze con Zapata, un passaggio filtrante di Malinowski. Zapata passa in mezzo, c'è Andrea Pongracic e col destro batte appunto Vladimiro Falcone ed è 2-1. Chiaramente un secondo tempo di sofferenza perché l'Atalanta fa entrare giocatori importanti come Boga e tenta in tutti i modi di trovare il pareggio, ma comunque tolta un'occasione importante con Okoli, un colpo di testa parato benissimo da Falcone, non ha creato tantissime occasioni pericolose. Il Lecce ha gestito bene, ha retto, si è conquistato tante calci di punizione, ha perso tempo perché chiaramente, ragazzi, se una squadra sta vincendo contro una grande, fa di tutto per perdere tempo e far scorrere i minuti. Ma cioè, non so cosa ci sia di scandaloso a pensare a una cosa del genere. Qualsiasi squadra lo farebbe, secondo me, no? E poi dopo 5 minuti di recupero che sembravano praticamente infiniti, l'arbitro pone fine al match Lecce 2-Atalanta 1. Saliamo al 16° posto in classifica, a 12 punti. Stacchiamo momentaneamente di 5 punti la Cremonese che occupa il 18° posto in classifica. Vediamo un attimo chiaramente le altre squadre cosa faranno nelle rispettive partite. Sabato ci sarà un match importantissimo, uno scontro diretto, che sarà, secondo me, una vera e propria prova del 9 per i nostri ragazzi, che è appunto Sampdoria-Lecce. Partita assolutamente da non perdere. Io sarò come sempre in diretta alle 17:50 qui su YouTube. Vi aspetto in tantissimi, ovviamente. Forza Lecce sempre! Avanti così! Buonanotte a tutti e ciao!